a 60 questa iniziativa in tour che è partita insomma qualche giorno fa in tutta Italia, approdata a Teramo questa mattina, splendida manifestazione anche con le scolaresche, siamo con la presidente della Fides, com'è andata? Bene, molto bene, veramente una piazza molto colorata, festosa, non ci aspettavamo così tanta partecipazione, siamo veramente contenti. Ovviamente questa iniziativa è per sensibilizzare sulla donazione del sangue, qualcuno ha anche chiesto questa mattina di poter magari donare il sangue. Sì, noi come Fides abbiamo preso diversi nominativi, poi c'è il banchetto dell'OPI che adesso ve ne parleranno loro, dove in tanti hanno chiesto di donare anche il sangue. A proposito di banchetto OPI, insomma poi ne sono arrivati diversi, si conta quasi un centinaio, questa mattina si sono misurati la pressione. Sì, noi siamo innanzitutto con la Fides, collaboriamo sempre, abbiamo fatto anche delle giornate con l'infermiere donatore e oggi erano presenti perché la Fides diciamo che lavora molto bene con la gente, quindi abbiamo avuto diverse persone che hanno chiesto come funzionava per donare sangue, che è importantissimo. Poi c'era anche l'animazione, abbiamo visto la Mo Better Band, la Street Band che ha animato Corso San Giorgio. Sì, anche perché noi abbiamo fatto la caccia al tesoro per i ragazzi delle scuole superiori e secondarie di primo grado, per cui avevamo anche i bambini delle scuole primarie che ovviamente dovevamo in qualche modo farli divertire, grazie all'associazione Grisù dei Vigili del Fuoco che hanno fatto divertire i bambini e alla band e agli animatori. Gabriele Rastelli, questi primi 60 anni della Fides si fanno sentire? Si fanno sentire perché è stato un continuo successo, ecco, e noi abbiamo voluto festeggiare questo 60° qui a Teramo con il camper nazionale che è arrivato ieri sera e qui partirà apposta per festeggiarlo insieme, ed è una cosa molto bella. Oggi siamo riusciti a fare un evento eccezionale, penso, per Piazza Martiri di Teramo, sempre per sensibilizzare la gente, la popolazione a donare.